compleanno della WISP, 70 anni di sport per tutti, con la missione di includere e superare le barriere sociali. Oggi sono stati festeggiati in Piazza San Carlo, offrendo ai passanti e ai curiosi la possibilità di cimentarsi in oltre 40 discipline sportive. Sentiamo Martino Villosi. C'è chi si arrampica e chi si immerge in apnea, ciascuno alla ricerca del proprio sport. In Piazza San Carlo l'offerta oggi era vasta, un mosaico di 40 discipline e la possibilità di provarle messa a disposizione da WISP e dai suoi 500 volontari. L'ente, fondato a Bologna, ha festeggiato anche a Torino 70 anni di una storia iniziata nel dopoguerra per dare alle classi popolari l'opportunità di fare sport, proseguita negli anni nel segno dell'inclusione. Abbiamo scelto di essere Unione Italiana Sport per Tutti. Abbiamo preso questo termine dai paesi scandinavi, dove lo sport è davvero alla portata di tutti, indipendentemente dalla condizione sociale, dal fisico e dalla provenienza. 70 anni dopo la vocazione resta la stessa, mentre è esplosa la domanda di sport in tutte le età. In piazza oggi l'opportunità di assaggiare i più vari, anche la scherma medievale, disciplina inserita nel 2015 in seno alla WISP, ma anche le arti marziali, il nuoto e l'apnea, con Andrea Vitturini, fino a pochi mesi fa detentore del record mondiale indoor della disciplina. Campione impegnato a diffondere il suo sport anche tra i ragazzi con disabilità intellettive, con risultati sorprendenti, nello spirito di una missione iniziata 70 anni fa. Tengo questo, il lavoro che fa WISP, meraviglioso, perché la promozione dello sport, perché porta tanti ragazzi a provare e a trovare una dimensione diversa anche nella vita, secondo me.